Il gruppo Grimaldi ha presentato oggi a Livorno la terza gemella della classe Eco che porta proprio il nome della città Labronica. La Eco Livorno entrerà immediatamente in servizio nel Mediterraneo sulla rotta che collega l'Italia alla Spagna e più precisamente Livorno con la città di Barcellona. Alcuni anni or sono, quando sono andato a inaugurare il nostro terminal di Barcellona, la ministra dei trasporti spagnola, che si chiama Ministero del Fomento, ecco, mi disse: Grimaldi, guardi che lei già trasporta il 50% di tutte le merci via mare. Quindi con queste navi ci possiamo augurare non solo di trasportare di più, perché c'è una crescita fisiologica e organica dei trasporti tra noi e i nostri cugini spagnoli, e oltre a tutto questo probabilmente riusciremo a sottrarre altri volumi che andavano via strada e portarli via mare. La nave a zero emissioni in porto del gruppo Grimaldi è larga 34 metri ed ha una capacità di carico di oltre 500 trailer e 180 automobili. Alla cerimonia di battesimo era presente anche il senatore Matteo Salvini, che ha definito la nuova nave un orgoglio per l'Italia. Il sole che il buon Dio regala a Livorno è un segno del fatto che Grimaldi è una grande azienda, un'azienda di cui l'Italia deve andare orgogliosa, e permettere agli imprenditori di trasportare le loro merci più velocemente, più in sicurezza e più compatibilmente con l'ambiente. Qua ci si porta avanti di 30 anni rispetto agli obiettivi di Parigi con le emissioni zero per una nave del genere che staziona in porto. Vuol dire che lavorare e rispettare l'ambiente sono due opzioni assolutamente compatibili. Ne ho parlato col presidente Draghi, assolutamente tutelare la nostra aria, i nostri fiumi, i nostri mari, le nostre città è fondamentale per la salute dei nostri figli, senza punire le aziende italiane che sono fra le più ecocompatibili al mondo. È chiaro che avere una nave, accogliere una nave che non solo è di dimensioni molto grandi, ma che ha zero emissioni in porto, vuol dire che permette ai cittadini della città di respirare meglio, quindi di respirare. Cioè questa nave si mantiene sulle sue batterie. Le sue batterie vengono caricate col peak shaving e con l'energia solare dei pannelli solari che stanno sulla nave. Quindi è un qualche cosa di unico e chiaramente c'è stato da parte di tutte le autorità portuali un grande benvenuto. L'evento di Livorno ovviamente è stato anche l'occasione per approfondire i temi del trasporto e della logistica con le iniziative che il governo andrà ad assumere per il settore, specialmente per quanto riguarda le risorse da assegnare con il Recovery Plan e non solo. Senatore, lei conosce benissimo il Cluster Alis, da molto tempo dialoga con i nostri imprenditori. Cosa devono aspettarsi cittadini e imprese nel Recovery Plan e soprattutto, finirà la stagione dei ristori? Ma già cambia il nome, poi per carità la forma non è sostanza, però settimana prossima vedrà la luce il decreto sostegno che entrerà nei portafogli e nelle casse di famiglie e imprese rapidamente, perché la velocità in un momento drammatico come questo fa la differenza. Quindi vedremo di essere più veloci, più rapidi, più concreti. Superiamo le griglie dei codici Ateco, dei colori, delle zone. Quindi chi ha perso un terzo del fatturato ha diritto ad avere un rimborso immediato, come accade in altri paesi europei, e poi avremo tanto da fare, ripeto, c'è lo sblocco dei licenziamenti, lo sblocco degli sfratti. Io penso che però gli imprenditori italiani non conoscano i guai. E io confido che l'autorevolezza del presidente Draghi ci copra in Europa dalla concorrenza non sempre leale di altri paesi europei.